Da Pizzeria Sasà la qualità è sempre al primo posto. Pizzeria Sasà, per una pizza davvero speciale. Ci trovi in via Raffaele Mauri 129 Salerno. Restano accesi i toni riguardanti la realizzazione del terminal bus in una delle località più belle della costiera amalfitana, Maiori. L'idea progettuale, che prevede sostanzialmente 5.000 metri cubi di strutture destinati alla messa in opera di un deposito, un'officina, un distributore carburante ed un ricovero mezzi in zona Demanio, era già stata approvata in consiglio comunale. Una decisione che ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per l'opposizione. A non convincere i membri della minoranza, infatti, la possibilità di un ulteriore intasamento di via Nuova Chiunzi e il conseguente peggioramento delle qualità ambientali della zona. Inoltre, per realizzare questo nuovo terminal, sostiene sempre l'opposizione, è necessaria una modifica del PUT, ovvero del piano urbanistico regionale, che ad oggi prevede in quella zona soltanto la realizzazione di opere per l'attività sportiva. Dal canto suo, il primo cittadino, Antonio Capone, ha definito il progetto di pubblica utilità, dichiarando in merito che l'opera avrà non solo una ricaduta occupazionale ed economica per tutto il territorio, ma consentirà di incassare gli oneri di urbanizzazione per un valore di circa 300.000 euro. Fondi questi che saranno destinati alla costruzione dei capannoni per lo storico carnevale. Vi saranno vantaggi economici derivanti dagli interscambi delle corse del servizio pubblico e dalla possibilità data ai turisti di raggiungere semplicemente tutte le località della Divina Costiera, scrive il gruppo di maggioranza Obiettivo per Maiori in un comunicato, che continua dicendo: avere il capolinea a Maiori darà sicuramente maggiore potenzialità in termini competitivi alle nostre strutture ricettive. Gli abitanti inoltre usufruiranno di un servizio navetta interno ecologico con 15 corse d'inverno e 27 nel periodo estivo. Per ora restano le perplessità di tanti cittadini che temono ulteriori problemi legati al traffico sulla provinciale per Chiunzi, anche se sembrerebbe già essere stato richiesto dall'amministrazione un eventuale sostegno da parte della provincia in tema di viabilità.